E torniamo in collegamento diretto, questa è Radio Vaticana, Vatican News, benvenuti a quanti ci ascoltano attraverso la radio, ma anche attraverso il nostro portale Vatican News, dove oltre che ascoltare la nostra voce, la nostra radiocronaca, si possono vedere anche le immagini che arrivano da Piazza di Spagna, da Piazza Mignanelli. In studio qui a Roma, oltre al sottoscritto Luca Collodi e Vincenzo Proto per la parte tecnica, padre Lucio Zappatore che ci accompagna nel commento della preghiera del Papa all'Immacolata. Padre Lucio è parroco dei Santi Silvestro e Martino ai Monti ed è iniziata la cerimonia. Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Santa Maria. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre sempre Vergine, per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Santa Maria, prega per noi.
Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna d'onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Santa Maria, stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Santa Maria, prega per noi.
Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, O Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, O Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Maria Immacolata, ci radoniamo ancora una volta intorno a te. Più andiamo avanti nella vita e più aumenta la nostra gratitudine a Dio per aver dato come madre a noi che siamo peccatori. Te che sei l'Immacolata, tra tutti gli esseri umani tu sei l'unica preservata dal peccato in quanto madre di Gesù, agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Ma questo tuo singolare privilegio ti è stato dato per il bene di tutti noi, i tuoi figli. Infatti, guardando te, noi vediamo la vittoria di Cristo, la vittoria dell'amore di Dio sul male. Dove abbondava il peccato, cioè nel cuore umano, ha sovrabbondato la grazia per la mite potenza del sangue di Gesù. Tu, Madre, ci ricordi che noi siamo peccatori, ma non siamo più schiavi del peccato. Tuo figlio, col suo sacrificio, ha spezzato il dominio del male, ha vinto il mondo. Questo narra tutte le generazioni il tuo cuore, terso come cielo, dove il vento ha dissolto ogni nube. E così tu ci rammenti che non è la stessa cosa essere peccatori ed essere corrotti. È ben diverso. Una cosa è cadere, ma è poi, pentiti, rialzarsi con tutto, con l'aiuto della misericordia di Dio. Altra cosa è la connivenza ipocrita col male, la corruzione del cuore, che fuori si mostra impeccabile, ma dentro è pieno di cattive intenzioni ed egoismi meschini. La tua purezza limpida ci richiama alla sincerità, alla trasparenza, alla semplicità. Quanto bisogno abbiamo di essere liberati dalla corruzione del cuore, che è il pericolo più grave. Questo ci sembra impossibile, tanto siamo assuefatti, e invece è a portata di mano. Basta alzare lo sguardo al tuo sorriso di madre, alla tua bellezza incontaminata, per sentire nuovamente che non siamo fatti per il male, ma per il bene, per l'amore, per Dio. Per questo, Vergine Maria, oggi io ti affido tutti coloro che in questa città e nel mondo intero sono oppressi dalla sfiducia, dallo scoraggiamento a causa del peccato. Quanti pensano che per loro non c'è più speranza, che le loro colpe sono troppe e troppo grandi e che Dio non ha certo tempo da perdere con loro. Li affido a te perché tu non solo sei madre e come tale non smetti mai di amare i tuoi figli, ma sei anche l'Immacolata, la piena di grazia, e puoi riflettere fin dentro le tenebre più fitte un raggio della luce del Cristo risorto. Lui, e Lui solo spezza le catene del male, libere dalle dipendenze più accannite, scioglie dai legami più criminosi, intenerisce i cuori più induriti. E se questo avviene dentro le persone, come cambia il volto della città? Nei piccoli gesti e nelle grandi scelte, i circoli viziosi si fanno a poco virtuosi. La qualità della vita diventa migliore.
e il clima sociale più respirabile. Ti ringraziamo, Madre Immacolata, di ricordarci che per l'amore di Gesù Cristo noi non siamo più schiavi del peccato, ma liberi di amare, di volerci bene, di aiutarci come fratelli, pur se diversi tra noi. E grazie di essere diversi tra noi. Grazie perché col tuo candore ci incoraggi a non vergognarci del bene ma del male. Ci aiuti a tenere lontano da noi il maligno che con l'inganno ci attira a sé dentro spire di morte. Ci doni la dolce memoria che siamo figli di Dio, Padre di immensa bontà, eterna fonte di vita, di bellezza, di amore. Amen. Questa è la preghiera che il Papa ha appositamente composto e che ha appena recitato per la venerazione all'Immacolata. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che Dio ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figli, Spirito Santo. Amen. Tota pulchra est Maria, tota pulchra est Maria, et macula originalis non est in te, et macula gloria Jerusalem, tu benedicta Israel, tu honorificentia populi nostri, tu prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis intercede pro nobis ad hominum Iesum Christum. Termina così la preghiera, la supplica che il Papa ha appositamente composto, come dicevamo prima, Padre Lucio Zappatore, e che ha appena recitato in questo atto di venerazione all'Immacolata che abbiamo ascoltato da Piazza di Spagna. Padre Lucio, brevemente, mentre il Papa in questo momento sta salutando i presenti in piazza, tra l'altro il Papa appena arrivato ha salutato il sindaco di Roma, la sindaca Virginia Raggi, accompagnato dal cardinale vicario De Donatis. Dicevamo, padre Zappatore, una preghiera di venerazione che non manca di avere accenti sulla realtà della vita della città, di Roma, molto precisi. Si è parlato di male, ma di corruzione, si è parlato di realtà e problematiche tipiche di una grande città come Roma. L'anno scorso il Papa è stato ancora più duro, ma non era nel contesto di una preghiera. Nel discorsetto che ha fatto
e ha parlato molto proprio dei mali di Roma. Qui, essendo in una forma di preghiera, è stato un po' più delicato, però ci sono i temi cari a lui, per esempio la differenza tra essere peccatori ed essere corrotti. Il peccatore si pente e si converte, il corrotto è corrotto nel cuore e praticamente non si accorge nemmeno di essere un peccatore. Poi c'è un piccolo particolare, non so se hai notato, che il Papa... Vediamo in questo momento, ti interrompo, sì, Padre Lucio, con la sindaca, un saluto cordiale, prego. Sì, il Papa ha aggiunto una piccolissima frase, quando dice di aiutarci, Maria, di aiutarci come fratelli, pur se diversi tra noi, poi ha aggiunto, e grazie di essere diversi tra noi. Cioè la diversità, che il Papa la legge come una benedizione. Questo mi ha colpito in modo particolare. Il Papa in questo momento sta salutando i malati, tanti malati, Padre Zappatore, che sono sempre, sì, presenti ogni anno in Piazza di Spagna, grazie anche all'Unitalsi. E anche questo contatto con la sofferenza è una delle caratteristiche che rientra anche in questa preghiera che abbiamo appena sentito. Sì, sì, la consolazione che viene, specialmente per chi è malato, di sentirsi amato. Amato dalla Chiesa, amato da tutti gli operatori sanitari, ma amato soprattutto da Dio e dalla Madonna. Io vedo quante volte negli ospedali c'è sempre il rosario vicino ai letti delle persone ammalate e quante volte diventa una consolazione questo rosario, anche nel dire l'Ave Maria per i moribondi. Questa frase che sta nell'Ave Maria, adesso è nell'ora della nostra morte. Sapere che Maria ci sta vicina tutta la vita, ma ci assiste anche proprio nel momento della morte. La preghiera che facciamo tutti i giorni con l'Ave Maria. Il Papa ha affidato tutti coloro che a Roma e nel mondo sono oppressi dalla sfiducia. Sì. Questa è un'altra immagine molto reale del nostro tempo. Noi tocchiamo con mano nei centri d'ascolto questa gente che viene sfiduciata perché le ha provate tutte per trovare lavoro, per trovare una casa, per trovare una sistemazione. Esistono anche gli sfaticati, quelli che pretendono tutto da tutti, ma la maggior parte di queste persone purtroppo è gente che ha provato in tutti i modi a uscire fuori da queste situazioni e non ci è riuscita. Allora l'accoglienza, la solidarietà, anche una parola buona, una pacca sulle spalle, aiuta queste persone a non arrendersi. Il Papa ha continuato invocando la Madonna per spezzare le catene del male. Liberaci dalle dipendenze più accanite, sciogli i legami più criminosi, intenerisci i cuori più induriti. E anche questo, sì, è un altro spaccato della quotidianità. Sì, io questa mattina ho fatto un battesimo e ho spiegato alla gente durante l'esorcismo che noi in questo momento allontaniamo Satana che è entrato dentro di noi col peccato originale, però sappiamo che Satana tornerà come tentatore. E quanta gente è uscita dalla Chiesa per trovare la libertà e si è trovata schiava proprio del male e del peccato. E la Chiesa oggi sta aumentando proprio gli esorcisti perché c'è una fila interminabile di persone che ha perso la libertà ed è entrata nella schiavitù del demonio. Non so se dalla regia Vincenzo Proto mi può confermare la possibilità di un collegamento proprio con l'Unitalsi. Il Papa è ancora, diciamo, nella piazza per salutare i tanti malati che sono presenti e dovremmo avere ora la possibilità di collegarci proprio con l'Unitalsi di Roma e del Lazio che puntualmente ogni anno, ma non solo in Piazza di Spagna, un po' ovunque, trasporta i malati proprio per farli partecipare alle cerimonie. Sì, 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 sì. E il Papa, come Giovanni Paolo II, dà anche lui una testimonianza della sofferenza, lo vediamo come cammina, no? Da tante cose vediamo che anche il Papa porta sorridendo la sua croce, come Giovanni Paolo II che ha dato la sua testimonianza fino alla fine. Io ho incontrato il Papa proprio a Greccio domenica scorsa
e ho visto con quanta fatica il Papa ha fatto tutte quelle scalinate saliscendi lì a Greccio. E qui Padre Lucio apri un secondo capitolo. Lo abbiamo detto all'inizio del nostro collegamento, oggi è una giornata un po' particolare. Siamo nella seconda domenica di Avvento, ma è anche una domenica dedicata all'Immacolata Concezione. E quando si parla di Avvento si parla di Natale che sta arrivando e quindi anche del mistero della Natività, sì, del mistero del presepe, potremmo dire. E Padre Lucio, questo lo diciamo a beneficio degli ascoltatori e quanti che ci seguono sulla Radio Vaticana ma anche attraverso il portale Vatican News, è un grande esperto di presepi, anche con un'importante, sì, collezione visibile, sì, sì, anche nella parrocchia. Sì, ho una collezione di 400 presepi in miniatura, fatti con le cose più impensabili, anche piccolissimi, dentro gusci di noce, e fatti con gli spaghetti, fatti con i fagioli, proprio il presepio che diventa una fantasia. Ed è molto bella la lettera del Papa quando dice che il presepio si può fare in tutti i modi possibili con la fantasia che ognuno ha. Ti interrompo perché siamo in collegamento con Massimiliano Pezzotti del direttivo Unitalsi di Roma e Lazio. Pezzotti, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio, buona Immacolata a tutti. Lei si trova, immagino, all'interno della piazza dove il Papa in questo, sì, momento sta salutando i malati. Sì. Ecco, ci può descrivere un po' il clima e anche l'attenzione che è un momento atteso questo dalle persone, sì, che voi portate? Momento attesissimo, tradizionale, al quale noi dell'Unità siamo particolarmente affezionati. Il Papa sta salutando uno per uno tutti i malati, i disabili, sono più di 100 che abbiamo accompagnato qui oggi per questa festa. C'è un clima sereno, di allegria, di preghiera, tutti veramente raccolti intorno al Santo Padre e a rendere omaggio chiaramente all'Immacolata. Voi come Unitalsi siete presenti laddove, per esempio ai santuari, dove viene in mente Lourdes, dove ogni anno organizzate diversi pellegrinaggi? Certo, noi la nostra attività principale è quella di accompagnare i malati, i disabili, i poveri, i bambini, le persone in difficoltà, accompagnarle e vivere insieme a loro questa straordinaria esperienza che è il pellegrinaggio, prevalentemente a Lourdes, perché l'Unitalsi nasce a Lourdes, davanti alla grotta delle apparizioni, ma comunque facciamo pellegrinaggi anche in Terra Santa, Fatima, Loreto, quindi tutto vissuto accanto alle persone bisognose, alle persone che hanno necessità di vivere l'esperienza del pellegrinaggio. Pezzotti, per chiudere questo nostro collegamento, il Papa è ancora in Piazza di Spagna, quindi abbiamo ancora il supporto, sì, delle immagini per qualche minuto. Come sta cambiando il pellegrinaggio oggi? No, ha un valore, un significato veramente importante, perché in un momento di difficoltà, in un momento di smarrimento, di valori, di estrema, diciamo così, ripeto, difficoltà, le persone hanno necessità, voglia, riscontriamo questa voglia di vivere l'esperienza del pellegrinaggio come esperienza di preghiera, ma anche esperienza, diciamo così, vitale, trovare il supporto e l'energia per affrontare le difficoltà poi della quotidianità. Quando si torna dal pellegrinaggio noi diciamo sempre che non si torna mai come uguali a quando si è partiti, quindi si ritorna veramente carichi di speranza e di forza interiore per affrontare poi la quotidianità. Tra l'altro, una delle caratteristiche dell'Unitalsi italiana è quella di avere a disposizione una flotta di treni per portare, sì, le persone in pellegrinaggio, credo uno degli unici casi in Europa. Esatto, sì, esatto, è vero. Siamo attrezzati per portare, abbiamo dei vagoni, dei nostri treni che sono attrezzati appunto per portare le persone in difficoltà che possono stare sdraiate sui nostri treni.
Grazie a Massimiliano Pezzotti, del direttivo Unitalsi di Roma e Lazio. Grazie. Noi chiudiamo il collegamento video attraverso Vatican News, dove è possibile ascoltare anche la nostra radiocronaca. Il Papa sta salutando i malati, è già pronta la macchina per far rientro in Vaticano, quindi per quanti ci hanno seguito attraverso Vatican News in video radio cronaca, un saluto, la linea alla regia, noi via radio torneremo tra poco. Non capare, non capare.